interessante, anche se credo che sia stato davvero un peccato che non si sia potuto procedere con un consiglio comunale aperto. Dovremmo potuto sentire le ragioni del sì e del no a confronto. Io so bene che un sindaco non può bloccare l'opera, l'ho detto più volte in campagna elettorale, l'ho anche detto in conferenza stampa e lo ridico qui. Però questo è un atto che ha una grande valenza politica, è un atto di cui io sono molto orgogliosa e che voterò con grande fierezza, perché la città di Torino dice no alla Torino-Lione e questo è un messaggio che non può essere ignorato dal Paese e non può essere ignorato dall'Europa. Quindi è un atto politico di grandissima importanza. E le ragioni del mio no, e mi spiace che oggi non si siano potute affrontare anche nel merito, confrontandole con quelle del sì, ribadisco, non sono assolutamente ideologiche, ma sono frutto di un'analisi costi e benefici. E siamo in una società, in un momento, purtroppo, dove le risorse sono scarse, dove i bisogni sono forti. E noi abbiamo bisogno di dare attenzione a quelli che sono i bisogni primari. E la Torino, Lione, alta velocità, non dà una risposta a bisogni primari. I costi sono maggiori dei benefici, è un'opera inutile, dannosa e quindi oggi voterò sì a questa mozione per riaffermare la posizione della città di Torino. L'osservatorio, come diceva la consigliera Maura Paoli prima di me, sostanzialmente ha come primo elemento per poterne fare parte di essere favorevoli all'opera. Beh, io credo che questa maggioranza e questo consiglio non abbia questa posizione e aggiungo di più. Non ha alcun ruolo formale, l'osservatorio non approva progetti, l'osservatorio non firma autorizzazioni, l'osservatorio non eroga compensazioni, come giusto che sia. Quindi io ribadisco, ringrazio davvero tutti i consiglieri che sono intervenuti, spiace, davvero spiace che alcune forze di opposizione non abbiano voluto apporre quella firma su una mozione che avrebbe permesso un confronto utile per tutta la cittadinanza affinché ciascuno potesse in qualche modo formarsi l'opinione per chi non l'aveva già formata. E credo che oggi sia veramente un momento importante per la città e un segnale forte che se per quanto so bene che un sindaco non può iniziare un'opera e non la può bloccare, è un segnale che non può essere ignorato da chi dovrà prendere delle decisioni importanti che hanno impatto sulla vita di tutti noi. Grazie. Grazie sindaca. Grazie.